andiamo a vedere ipocondria e ipocrisia. Perché andiamo a vedere ipocondria dopo che abbiamo fatto icre, malattia e così via e così discorrendo? Perché ne abbiamo già menzionato questo stato tante volte. Perché mi è successo nelle ultime 2-3 settimane di identificare questo stato in persone con cui ho parlato e di avere un'immediata. Ah no, questo non è. Una barriera difensiva che si è alzata, probabilmente per il valore che uno ha dato a questa parola, ma anche per il significato che uno gli può aver dato. E quindi gli diamo un significato completo e vediamo quali possono essere gli esempi. Malattia dell'ipocondrio, ipocondrion, da ipo, sotto, e condros, cartilagine delle coste, in poche parole questa zona del corpo, sottocostale, chiamiamola così. Che quando è in stato dolorante, come ipocondria. Malattia dell'ipocondrio e sintomaticamente anche di altri organi, quindi degli organi che sono collegati all'ipocondrio, che disordina le funzioni digestive e cagiona grande melanconia, con un invincibile timore di soccombere. Quindi è la paura di morire, in poche parole, che loro, i greci, hanno associato a questo, no? Quindi a un dolore o un malessere che si verifica in quest'area, a prescindere che questo sia psicologico, no, secondo le accezioni babbane o altro. Quindi paura di soccombere, questa tristezza, questo stato di depressione, melanconia, lì lo ha chiamato, con latente la paura di perdere, quindi di morire, quindi di perdere il corpo. Questa è l'ipocondria, così come descritta dalla parola. Tuttavia, se noi ci fermiamo lì, è riduttivo, perché allora possiamo dire chi non ha paura di morire? Tutti hanno paura di morire, no? Più o meno. Più o meno, in modo latente. E allora potresti dire tutti sono ipocondriaci in modo latente. Ma in realtà si manifesta con uno stato bloccante. Cioè tu, avendo paura di soccombere, di morire, rinunci a vivere. Perché? Perché identifichi in tutti i movimenti vitali un rischio di soccombere. Attraverso la strada, mi può stirare una macchina, mi possono rapinare. Mi può cadere una tegola in testa, si possono rompere le grate di metallo che portano alla metropolitana e io precipito giù, posso scivolare e battere la nuca. Quante cose possono succedere? Tra casa tua e il bar dove devi andare a prendere il caffè. Di tutto può succedere. Quando sei afflitto, che cosa accade? Questo, cioè tu non riesci più a fare un cazzo. Ti ritiri in un bozzolo. Ma in che cosa la possiamo riassumere questa ipocondria? Fondamentalmente, nell'azione, che cosa accade? Quello che accade è che tu hai paura di agire. Potresti risolvere con ipocondria uguale paura di sbagliare o paura di fare una cazzata. E questo ti blocca. Nel dubbio che potresti fare una cazzata, non fai un cazzo, non fai niente. Essendo ovviamente uno stato denso, è associato all'egoista. E l'egoista che cosa vuole fare? Cioè lui si trova sicuro nei suoi 20 parametri valorizzati che lo definiscono. Appena uno di questi viene messo in pericolo, l'ipocondria sale. Quindi potresti dire che attraverso questo brevissimo, piccolissimo approfondimento, quasi tutti gli stati che hanno a che fare con il cambiamento e l'iniziativa di qualunque tipo sono forme di ipocondria. Non voglio alzare la mano per non espormi e perché potrei sbagliare, è ipocondria anche quella. Che cosa succede se dici una risposta sbagliata? Mi dici, guarda, no, non era quella. Però tu vedi la figura di merda, la tua dimensione ridotta, quella parte di te che dice sono un finto, un coglione, uno che non è un cazzo, viene messa in evidenza, minchia. Cioè, piuttosto fai. E quindi non alzi sta cazzo di mano. Fai andare avanti qualcun altro. Che cos'altro possiamo vedere, dire dell'ipocondria? La sua etimologia ti dice questo, era identificato con un malessere. Immaginiamo che anticamente, quando è stata formulata questa parola, si è notata un'assonanza tra sintomo fisico, quindi di malessere dell'apparato gastroenterico o comunque degli organi che si trovano in quest'area, e questo stato psicologico di depressione, melanconia, come la dicono, eccetera, e paura di soccombere. Quindi, senza timore di pisciare fuori dal vaso, proprio per capire e anche declinarla bene come quando ne parliamo, perché la cosa la devi guardare in faccia per affrontarla, giusto? Possiamo dire che quasi tutti gli stati densi sono figli dell'ipocondria, perché alla fine ti riportano sempre lì, sono bloccanti, non ti fa muovere, hai paura di sbagliare, hai paura che ti venga scoperta questa tua nullezza percepita dall'egoista naturalmente e soprattutto hai timore di perdere, di soccombere.
soccombere a tante declinazioni, benché sia riferito, lo riferisca genericamente al corpo fisico. Ma sai perché un imprenditore che va in fallimento si suicida? Sono rovinato. Cazzo vuol dire? Perché la sua identità era quella. Era associata a quella, è ipocondria quella, quindi la paura di... Quando ti arriva una cartella dell'Agenzia delle Entrate che tu non devi pagare, ma il commercialista ti dice guarda, meglio che la paghi, e tu la paghi pur sapendo che sei a posto. Per paura, non è ipocondria quella. Allargando un pochino la definizione, vediamo che l'intera struttura legislativa di codice civile e penale, che in teoria dovrebbe regolare la società, in realtà è fondata sull'ipocondria. Perché c'è la sanzione, la punizione, nel momento in cui tu sbagli. Non ci sono delle linee guida da seguire, ma ci sono conseguenze. Quindi tu non è che agisci da buon padre di famiglia, così si dice in diritto civile, no? Si chiama la diligenza del buon padre di famiglia. Quindi tu non è che agisci da buon padre di famiglia perché sei un buon padre di famiglia, ma perché hai paura di essere penalizzato, che riporta tutto all'ipocondria. Perché soccombere vuol dire anche soccombere come uomo. Perché ci sono i delitti d'onore? Cazzo, se tu perdi l'onore, sei morto dentro, no? È un soccombere. E a volte è meglio la morte fisica che quella. Possiamo dire che è ipocondria quella? Tu hai paura di perdere la faccia. Quindi lo stato ipocondrico, chiamiamolo così, per creare un neologismo derivato, è lo stato di base dell'egoista. Io mi ricordo quando ho letto Materia Medica Omeopatica, il libro originale, nella quale gli omeopati dell'origine, quelli che poi sono diventati gli omeopati dell'origine che sperimentavano tutti questi rimedi dinamizzati su loro stessi, descrivendone i sintomi, poi a volte sintomi anche terribili, loro affermavano che l'umanità, quindi il corpo umano, è afflitto alla nascita da malattie radice, quindi da malattie primordiali. Una di queste è la lebbra, per esempio, che tra l'altro è una malattia batterica, no? Cioè comunque è un batterio che ti smangiucchia. Per quello che noi sappiamo, possiamo affermare che quando nasci e l'egoista si impone, ti ammali e da lì il tuo percorso per uscita dal bozzolo è un percorso di guarigione a tutti gli effetti. Da che cosa? Dall'ipocondria. Quindi la malattia che tu acquisisci alla nascita non è la lebbra, il morbillo, la gonorrea, il linfogranuloma venereo, il verme solitario, ma è l'ipocondria. Non è la paranoia, la schizofrenia o quant'altro, ma è proprio l'ipocondria, da cui deriva tutto il resto, a seconda di come viene declinata, dal tuo stato e dal tuo movimento. Nella fase in cui tu sei egoista, naturalmente, cioè nei primi 20, 30, 40 anni di vita, in cui ti nutri di quello e non ti ammazza, naturalmente, no? Poi quello stato deve essere superato e realizzato, soprattutto. Lo stato di ipocondria e qual è l'origine di quello stato. Per quello, senza lasciare che ci arrivaste da soli, anche se lo sentite dentro, abbiamo visto questa caratteristica che è dentro tutti, che è quella di essere un falso, un millantatore. Quello è la radice, non dell'ipocondrio, no? Che sarebbe, ma dell'ipocondria, quindi della paura di soccombere. La tua vita non dipende da te e dalla tua misura e dalla tua proporzione, ma dipende da quanto tu sei bravo a fingere. Cazzo, è una vita di merda, no? Eppure nel tuo movimento stai facendo le cose reali, ma tu, grazie all'egoista, lui non le percepisce come reali. Vi risulta? Se non vi risulta, per carità, non dico che ci sono delle eccezioni, perché non ce ne sono, però uno è importante essere convinto, perché non ci sono eccezioni. Che tu lo riesca ad ammettere o no, è una cosa talmente in profondità questa. Una parte di te, quando ovviamente l'egoista è attivo nella fase del bozzolo, è così che la pensa. È l'ultimo stadio, è l'ostacolo più grande da superare quello. Realizzare che quello che tu sei è reale e non una finzione millantata, ma è vero. Ipocrisia, dal greco hypokrisis, propriamente rappresentazione, il porgere di un attore, quindi non è una rappresentazione, è una finzione. Donde finzione, simulazione di virtù allo scopo di ingannare. Simulazione di virtù allo scopo di ingannare. Quindi è l'espressione del falso scopo per eccellenza, oggettivizzata.
Quindi stai parlando non falsamente, in modo però non doloso, ma con dolo. Cioè tu sai di prendere per il culo in quel momento. Prendi per il culo sapendo di farlo. Ci siamo? Simulazione di virtù. Quindi implica, quella dell'ipocrita, che fa propria una qualunque di quelle caratteristiche che adesso sono delle virtù. E sappiamo che virtù e vizio, abbiamo visto che sono la stessa cosa, dipende soltanto da che valore tu gli dai, giusto? Quindi fra 100 anni quello che adesso è un vizio potrebbe diventare una virtù, o viceversa. E quindi questa tua simulazione dovrà anche essere abbastanza cangiante, diciamo così, mobile. Simulazione di virtù allo scopo di ingannare. Quindi un ipocrita vero. C'è un ipocrita falso? Dici no, io sono un falso ipocrita. Un ipocrita doc, diciamo così, no? Quindi l'ipocrita che cosa farà? Come cercherà di far percepire se stesso? Senza peccato, ligio al dovere e ovviamente al di sopra di certe bassezze. Come lo farà? Perché sai, se tu lo sei, posto che ci siano delle bassezze e tutto il resto, se tu sei effettivamente così, che cosa fai quando sei ipocrita? Qual è il sintomo dell'ipocrisia? Dai, su ragazzi, c'è scritto anche qua. Affermare la propria virtù e la propria lontananza con le bassezze, cioè lo devi dire. Se tu lo sei, hai bisogno di dirlo? Cioè, ma te ne frega qualcosa di dirlo? Quando è che ci tieni a sottolineare che io sono? Quando è che ci tieni a fare questa cosa? Quando non lo sei. L'ipocrita non deve convincere se stesso, ma non deve mai soccombere o essere inferiore, avere un'immagine che viene messa in discussione. È doloso comunque la sua opera, non è spontaneo, non è che dici ah cazzo però non me ne ero accorto, no, l'ipocrita è doloso, ma un'altra caratteristica dell'ipocrisia, questo è un sintomo, giusto? Quindi affermare la propria superiorità morale, diciamo così, no? Quindi quelle cose non le farò mai, questa cosa invece sono, eccetera, eccetera. Adesso non mi viene in mente un cazzo, quindi vabbè, a voi verrà in mente magari qualcosa. Puntando il dito su, per esempio, ecco, infatti un esercizio che volevo fare con tutti è di andare indietro, tutti si fa per dire, di 2 settimane, 3, su tutte le pubblicazioni da bimbo minchia che avete fatto su Facebook e leggerle e guardarle con un occhio diverso. E vedere quali sono le anomalie, no? Nell'apparente carinità e bellezza, no? Della frasettina che hai messo lì, prova a vedere che cosa hai scritto veramente. E vedrai che quasi tutte queste sono dichiarazioni di separazione tra questo e questo. Ah, se qualcuno... liberati di coloro che non ti amano e non portano energia positiva nella tua vita. Bah, è tipica da dire, no? Dici, cosa c'è di male? Ah, se tu la leggi con un occhio, non critico, ma un occhio sveglio, ma che stai a dire? Le cose che sono di merda nella tua vita sono tue. Sì, liberatene, ma non le persone che non ti portano positività in casa, allora sono delle persone così. Dici, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, la colpa del tuo stato di merda è un altro che è nella tua stanza, è quello il problema, giusto? È questo che stiamo dicendo. Ecco, se andate a vedere questa cosetta e ve la leggete per bene, e allora poi vi fate un'idea di dove vi trovate in quel momento, qual è il punto di partenza. Ed è un esercizio che propongo, sto parlando naturalmente al video, propongo di fare periodicamente. Possiamo dire un auditing, sapete cos'è un auditing in azienda, no? Un auditing in azienda, c'è il reparto auditing, che sono dei revisori. Praticamente vanno in un ufficio ogni tanto e rivedono tutti i conti, i progetti e tutto per vedere se quello che è stato dichiarato corrisponde a quello che c'è effettivamente. Quindi un controllo, possiamo dire, no? Un check-up. Un check-up di dire cosa sono stato in questo mese. Ecco, visto che adesso esistono i social network, se c'è un uso positivo dei social network è andare a vedere dove ho messo mi piace e dove ho messo i mi piace, i cuoricini, no? Tutte gli ambaradan e che cosa ho messo lì come... Ah, no? Ecco, ah, che bello. Questo per identificarti naturalmente. E ti vai a vedere come sei messo in quel modo. Certo, devi avere l'occhio, non critico, ma un occhio che guarda al di fuori della paura che quella parte di te che pensa di essere un gran truffatore venga scoperto.
Adesso magari qualcuno di voi non lo usa neanche mai, no, social network. Purtroppo, no, io ogni tanto quando vado così mi ritrovo in nella home, no, chiamiamola così. Dico, ok, cerco di tirarla via, ma ne compare un'altra dopo. A un certo punto cambio pagina e è a posto, però le vedi. Non è un, allora adesso non scrivo più niente su Facebook, no? Oppure no, aspetta, tolgo l'amicizia a Fabio così non vede più le mie cose. Cosa che è successa, eh? Cosa che è successa. E ci fai sopra la, nel senso che cazzo te ne frega, cioè non... È uno strumento, è qualcosa che parla di te, no? Cazzo, quando fai quel click, no? Cioè, chi c'è dietro a fare quel click? Ci sei tu, giusto? Ci sei tu in un determinato stato. Rileggitelo un attimo e cerca di capire, ma che cazzo... E poi perché? Perché? Per dichiarare cosa? In poche parole, uno degli elementi di qualunque movimento è: ma a cosa mi serve? Cioè, perché sto facendo questo movimento? A volte sono movimenti spontanei che avvengono e il sistema li fa avvenire, no? Perché corrispondono a te, al tuo stato, al tuo scopo e così via, così discorrendo. Ma il fatto che tu non sappia che cazzo stai facendo non è così, così bello. È bello, no? Se vogliamo usare sempre i valori babbani. Magari capire anche perché un certo movimento l'hai fatto ti potrebbe essere utile da un punto di vista interiore, conoscitivo, esperienziale, perché comunque sperimenti una parte di te che ha fatto un movimento per una ragione. E quella ragione, abbiamo visto che se c'è di mezzo l'egoista, contiene uno scopo dichiarato e uno scopo nascosto, giusto? Un falso scopo, qualcosa che tu, la vera, che potresti chiamare la vera ragione per cui l'egoista sta facendo quella cosa, qualcosa che dichiari e qualcosa che non dichiari. L'ipocrita. Simulazione di virtù allo scopo di ingannare, è chiaro? Quindi tu dichiarerai una virtù, ma la devi dichiarare, giusto? E quindi qualcuno ti dovrà pur vedere. Quindi se sto dando la carità all'ometto lì, mi faccio il selfie, giusto? Sì o no? E se no, come cazzo faccio? Cioè, chi è che mi ha visto? Nessuno. No. Deve essere chiaro che io aiuto i poveri. Quindi, tac, allo scopo di ingannare. Quindi c'è un secondo fine in questo mio farmi la foto e pubblicarla, sì o no? E qui includiamo tutta la pletora degli influencer vari che si fanno la foto mentre stanno facendo qualcosa, mentre danno la mano a qualcuno, eccetera, eccetera, giusto? Quindi vuol dire che in tutti quei movimenti c'è in realtà un secondo fine che non ha niente a che fare con quello che stai guardando. Tuttavia, noi abbiamo anche visto che siamo stati educati fin da piccoli a non vedere l'ipocrisia e a contenerla, quindi ad agire da ipocriti, perché è buon costume agire da ipocrita, giusto? Se io devo dire qualcosa a Laura, però non posso dirgliele, dirla con tatto, devo fargli capire che tutto il resto, ma perché? Ma perché? Sei vera, giusto? Sei vera, la dici? No? No, non puoi, perché manchi di tatto, manchi di etichetta, non sei sensibile e quindi sei forzato all'ipocrisia, fondamentalmente. E ovviamente in questo caso simulazione di virtù allo scopo di inganno, l'afflizione principe che la contiene è l'afflizione della formalità. Aver evocato in questo caso l'attore, il porgere di un attore, donde finzione. Però mentre stavo leggendo questo, poi è venuto in mente quando ho fatto scuola di cinematografia, tanto tempo fa, circa 30 anni fa. E quando ho fatto scuola di cinematografia, nella parte acting, perché ho fatto tutto, no? Dalle luci, il gopher, quando abbiamo fatto acting, non era finzione. Dovevi studiarti quel personaggio talmente bene che lo diventavi praticamente, a volte con un livello di dettaglio che è tipo la mamma lo trattava male da piccolo, eccetera, per fare una scena di un minuto e mezzo, dicendo tre cose, però dovevano uscire con quel tono, in quel modo. E... interessante, quindi finzione perché stai comunque raccontando una storia che non avviene nella tua quotidianità, ma in realtà tu non stai fingendo lì, perché stai interpretando un ruolo e non è finto quel ruolo, cioè tu sei un interprete di quel ruolo, quindi non stai prendendo per il culo qualcuno, giusto? Per qualche ragione invece hanno associato il porgere di un attore donde finzione con la simulazione di virtù allo scopo di inganno. L'attore non ha questa caratteristica.